¿Por qué? Porque las mujeres, porque se tenían fama, because they were women, porque eran donne. Potrebbe succedere ovunque, così è stato. Dove una donna è stata licenziata per essere troppo bella, una è stata mutata per aver bevuto troppo dopo essere stata deletata, ad una è stata fatta una seria offerta di matrimonio dal suo violentatore. Educata nei confronti dello stupro. È passato troppo tempo e si è mostrate troppo a lungo e incomprese. Noi abbiamo bisogno di occupare con lo stupro ogni scuola, parco, radio, rete televisiva, casa, ufficio, fabbrica, campo profughi, base militare, camera oscura, night club, vicolo, aula di tribunale, ufficio delle Nazioni Unite. Noi abbiamo bisogno che la gente provi davvero ad immaginare una volta per tutte cosa si prova ad avere il proprio corpo invaso, la propria mente schiacciata, la propria anima strappata. Amai teneramente dei dolcissimi amanti, senza che essi sapessero mai nulla, e su questi intessei tele di ragno, e fui preda della mia stessa materia. In me l'anima c'era, della meretrice, della santa, della sanguinaria e dell'ipocrita. Molti diedero al mio modo di vivere un nome. E fui... Il motivo principale è perché io in prima persona l'ho vissuta, in qualche modo. E comunque mi sembra un'iniziativa molto bella, perché in Italia... e a Forlì soprattutto non sono mai state fatte cose del genere, e per noi giovani è una cosa veramente bella, perché possiamo vivere in prima persona e ballare è comunque una cosa che facciamo tutti più o meno, quindi per me è una cosa molto bella. Ogni minuto. Cosa sta facendo il Comune di Forlì su questo tema? Su questo tema mette a disposizione una forma strutturata di servizi che gira attorno soprattutto al centro donna, che è organizzato all'interno dei servizi di welfare e che cerca di prendere in carico donne che subiscono, sono in situazioni di forte difficoltà e pericolo. Negli ultimi tempi, con l'acuirsi di questo fenomeno, sono organizzati sempre più momenti di sensibilizzazione e di coordinamento tra gli enti, la rete Irene in particolare, e il coordinamento tra istituzioni e associazioni che cerca di far carico del fenomeno e affrontare anche con tutte le istituzioni e le forze che presidiano sia i servizi sociali che quelli della sicurezza un intervento a supporto delle persone più fragili. Sono qui perché è giusto dare testimonianza a questo femminicidio che non ha fine, a questa lotta contro l'espressione della donna. Sono stanca di sentire, di leggere che donne vengono ammazzate. È chiaro che bisogna fare qualche cosa, bisogna partire dai bambini, fare interventi nelle scuole, educare i nostri bambini al rispetto dell'altro, il rispetto della compagna di banco, fino al rispetto della compagna della tua vita. Qui perché come voce donna, come presidente di Voce Donna, sento particolarmente questo giorno e sono molto felice di questa cosa. Ricordavo con alcune amiche vecchie streghe femministe che proprio 30-35 anni fa eravamo qui in questa piazza, Piazza Saffi, e facevamo dei girotondi. Allora le lotte erano diverse, forse adesso stiamo un po' retrocedendo, però la gioia di sapere che circa 1 miliardo di persone, uomini e donne, stanno in questo momento danzando perché si prendono a cuore la violenza sulle donne, mi rende felice. Oh.
ogni sono volta qui oggi perché è necessario che anche gli uomini mostrino che è necessario dire basta alla violenza sulle donne e alla cultura maschilista che è impressa nel nostro paese. Della violenza sulle donne è non solo l'aspetto fisico della violenza, ma l'aspetto psicologico che porta le donne che subiscono violenza a non riuscire a denunciare il fatto. Io credo che qui ci sia assolutamente e ci siano i tempi anche maturi per un cambio di cultura, per rifondare l'Italia a partire dalla cultura di genere, dalla cultura delle donne, del valore delle donne, e proprio perché le donne escono da questa situazione di difficoltà, che la vivono non solo sul loro corpo ma soprattutto all'interno della loro mente. Allora noi queste catene dobbiamo spezzare, soprattutto quelle psicologiche e quelle della non civiltà e della non cultura che manca nella società, non solo negli uomini ma purtroppo anche nella società. Eventi come questi o come il movimento Se Non Ora Quando sono momenti importantissimi, ma non sono di per sé sufficienti. Ci vuole una rivoluzione culturale che porti le persone a rendersi conto del ruolo e della dignità della donna, a partire anche dai messaggi che vengono mandati dai media, nelle pubblicità. Cioè bisogna proprio di una rivoluzione. Della violenza sulle donne è ovviamente l'aspetto violento, quindi aggressivo, della violenza fisica, ma soprattutto è l'aspetto sicuramente che concerne la dignità della donna, quindi è l'aspetto altamente offensivo della dignità non solo del corpo ma anche della donna in quanto persona capace, intende e volere, quindi è un aspetto che lede prima di tutto la sua dignità come persona. E credo che anche i tempi siano maturi per cominciare a riflettere anche da un punto di vista più culturale sull'educazione al rispetto del corpo e della persona e della donna.